Eccomi qua. Allora, voi sapete che Maria sta cercando di imparare il romano, no? Il romanesco, per cercare di entrare meglio nell'ambientasse, nell'ospedale e fare un po' a gruppo, no? Fare amicizia con tutti questi medici bravi, da cattolica. A me non mi piace di parlare, no? Per questi medici ci hanno un parlare forbito, ci hanno il parlare forbito, e allora mi sono messa a studiare il romano di qualche personaggio illustre. E ho trovato questa senatrice, la dice Taverna, e me la so studiata, no? Il suo eloquio. E quindi ho imparato tutta una serie di cose nuove. Per esempio, c'è questa forma, questo de-ghe, de-de-ghe, portatore de-ghe. De-ghe, de-de è la preposizione. Moto dal luogo, ghe, che sarebbe come di ghe, de, ghe, penso che sia, no? Ghe, ghe, la contrazione, portatore de ghe, già, che dice che c'hai, che tieni, che portatore de ghe sei, no? Per esempio, e già, no, sai, parlano i senatori. E poi, sbrugnare, sbrugnare, sbrugnare è un termine aulico. La sbruglia era, non so che era, la sbrugna probabilmente era un non so perché, e qua la frase è la zia se sbrugnava sti nipoti, tutta pestati, tutti malati. Che se erano presi il morbillo, metti, no? E la zia se li sbrugnava. Se sbrugnava, perché quindi sbrugnare deve essere un. Che tu sbrugni, cioè e allora lo sbrugni, con eleganza, peraltro, e lo sbrugni. E poi una frase lunga, perché devo anche imparare a articolare bene, e me la so scritta, perché dice. E se l'eravamo levata dalle palle, che adesso sentito così potrebbe sembrare, invece no, perché insomma la senatrice dice, beh, no, deve essere un modo, no, modo magari colloquiale, però sempre molto se l'eravamo levata dalle palle, così. E poi una frase di chiusura, no, una locuzione di chiusura, sempre perché tu devi imparare a scrivere, no, dici inizi, vai, poi chiudi, un saluto, che me stavi via per culo? No? Che allora mi sta via per culo. Questa è la chiusura di sta senatrice. Però già, no? Mi sento meglio che parlo come un intellettuale, un politico, un senatore della Repubblica.